Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Cari fratelli di Gesù e tra noi, possa il Signore concedervi la sua indulgenza e liberarvi da ogni catena o sofferenza nella vostra vita. Se stai attraversando seri problemi, se la tua vita è diventata un mare di conflitti che non puoi risolvere, se sei coinvolto in difficoltà che possono farti sentire imprigionato, o se stai già vivendo un processo difficile, è tempo di chiedere l'aiuto divino, di liberarti da tutto questo ed essere in grado di andare avanti con la tua vita. Recitate questa preghiera e la vostra richiesta con molta fede e fiducia, per voi o per la persona che ne ha bisogno, e vedrete che la Vergine della Misericordia è molto miracolosa e molto rapidamente verrà da voi per aiutarvi a risolvere il vostro grave problema. Recitatela per 21 giorni di fila, con molta devozione, se possibile al mattino e alla sera, e sicuramente avverrà il miracolo di cui avete così disperatamente bisogno. Preghiera miracolosa alla Vergine della Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a te, Vergine Maria della Misericordia, sovrana, Madre di Dio e nostra Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, mia Regina. In questo nuovo giorno vengo a te, Signora che brinda misericordia agli indifesi, a coloro che soffrono le avversità e soffrono le ingiustizie. Tu che sei venuta dal cielo per spezzare le catene e da una tale dimora celeste ci riempi di favori, e a quelli di noi che soffrono ti prendi cura di noi con pietà e distribuisci benedizioni. Così ti imploro di usare la tua carità con questo tuo umile devoto e di ascoltare le suppliche che ti faccio con fede. Mia Signora della Misericordia, chiedi a Dio di perdonare i miei peccati, le mie offese e le mie colpe. Dille che con umiltà chiedo perdono, perché mi fa male e mi pento sinceramente di tutto il male che ho causato e che ora ho la ferma intenzione di correggere tutti i miei errori. Dolce Vergine di Misericordia, che offri una protezione molto efficace agli afflitti, ai prigionieri, a coloro che sono in prigione, a te mi avvicino con molto amore e fiducia. Ricevimi senza indugio, o mia Regina, sotto la tua protezione. Proteggimi sotto il tuo manto e non lasciarmi in solitudine, ti prego, di fare in modo che io possa risolvere favorevolmente ciò che mi affligge in questo momento. Signora mia, proteggimi da ogni male, da gravi problemi, liberami dalla prigionia e se li ho, risolvi positivamente i problemi con i tribunali, con la giustizia o con coloro che ostacolano la mia libertà. Aiutami a risolvere tutte le mie questioni legali, ad avere la migliore difesa nella mia causa e soprattutto a uscire da ogni incatenamento. Possa la verità venire sempre alla luce e possa risplendere la giustizia affinché molto presto possiate essere liberi fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Santa Vergine, tu ben conosci la situazione che la mia famiglia attraversa. Sai che con il mio comportamento e per ragioni ingiuste nei miei confronti soffrono, quindi non voglio causare loro più difficoltà. So che posso cambiare ed essere una persona migliore, quindi ti prego,
affinché io possa uscire da questa situazione disperata con il bene e quindi cambiare positivamente la mia vita. Chiedete ora, con grande fede, che cosa desiderate ottenere sotto la potente protezione di Nostra Signora della Misericordia. Madre di misericordia e carità, mia Vergine Maria, di amore senza fine, ti venero con tutta l'anima e ti consacro con il mio cuore. Ti ringrazio perché so che tenderai le tue mani a me ora, che ho bisogno del tuo aiuto amorevole e materno, ora che mi vedo in un problema così difficile, e sebbene io sia una persona peccatrice, ti chiedo per favore di non abbandonarmi e di darmi la forza necessaria per andare avanti e poter così risolvere questa e qualsiasi difficoltà che mi si presenta. Ricevimi nel tuo grembo, o amata Vergine della Misericordia, rifugio degli indifesi, liberami da tutte le catene che mi opprimono e mi fanno avere sempre una seconda possibilità. Il tuo amore materno mi guidi, mi diriga e mi protegga. La tua luce radiosa mi illumini nelle tenebre. Il tuo riparo mi difenda dal nemico infernale e da chiunque desideri il mio male o la mia perdizione. Madre compassionevole e indulgente, prega per me. Dammi le tue benedizioni e i tuoi rimedi. Proteggimi tra le tue braccia e stringimi con la tua benevolenza, oggi e per sempre. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.